la formazione della Rinanzi Smogliano, che per quello che avverrà. E adesso pronte le ragazze del Legnano, lo andiamo a ricordare: Alessia Nicotra, Ludovica Redaelli, Claudia Modaelli, Aurora Mazza, Alessandra Vercesi e Sara Rossetti. Ci sono i tempi tecnici ovviamente per entrata in acqua e poi 2 minuti e 50 per chiudere l'esercizio. In acqua si parte così, parte la gara. Esatto, allora iniziamo a dire che il programma tecnico, queste ragazze le vedete in acqua, hanno intanto questa particolarità della cuffia, a differenza delle altre, non hanno questa acconciatura con appunto con la gelatina, che richiede un po' di tempo per prepararsi. Poi sono in sei, hanno quindi una penalità di un punto, quindi 0,5 per ogni atleta in meno di 8. E hanno iniziato subito con un bel salto, che è uno degli elementi invece obbligati, che però può essere posizionato in qualsiasi parte dal team. Subito, scusami, la seconda invece, che hanno messo vicinissima la sequenza. Hai parlato proprio di esercizi obbligatori, sono 5 più 2, lo ricordiamo, per questa specialità di 2050 a squadre. Certo, risalire per quanto riguarda questa formazione di Legnano non sarà facile, perché comunque, se andiamo a vedere l'accesso in finale, lo ricordiamo che Fiamme Oro Roma, che poi sostanzialmente è l'ossatura della nazionale, ha fatto il miglior tempo assoluto per entrare, esatto, in finale. Esatto, assolutamente. Questa qui abbiamo subito appena visto il primo degli elementi invece che va inserito, il thrust. L'entrata della nova, abbiamo visto con la rotazione, adesso gli avvitamenti. Piano piano cercheremo di sottolineare quali sono i punti importanti nella valutazione da parte delle giurie. Ricordiamo 15 giudici, esecuzione, 5 giudici per l'esecuzione, 5 per l'impressione e 5 per gli elementi. Esatto, la giuria degli elementi è preposta a valutare solo quei 5 elementi che sono appunto stabiliti dal regolamento in un ordine già anche dettato, non si possono fare variazioni e non si possono né omettere parzialmente gli elementi né fare aggiunte alla sequenza. Preparazione dell'elemento del terzo, una rotazione completa sull'asse longitudinale e un passo di uscita. Buona la sincronia. I giudici qui valutano l'altezza della posizione in verticale, la fluidità della rotazione, quindi la tecnica dell'esecuzione dell'elemento. E adesso un altro degli elementi invece molto rischiosi, che è questo thrust in barracuda con spaccata, la sequenza di gambe di balletto. Ovviamente possiamo, ci sono altri due elementi che si possono inserire dove si vuole all'interno di 2 minuti e 50, un salto e un'azione in sequenza, cioè per dare un'idea più precisa di questo esercizio. Esatto. Parte conclusiva di gambe, lo vedete anche qui, la parte conclusiva di gambe ha un'apnea sempre molto più importante, più lunga, proprio per far vedere che le ragazze alla fine della routine sono ancora in grado di sostenere il ritmo dell'esercizio e il controllo della tecnica. E adesso aspettiamo ovviamente le ragazze sulla pedana per il primo punteggio di questa finale squadre, programma tecnico, perché come abbiamo detto per l'accesso a questa finale c'è stato un programma tecnico, un programma obbligatorio, poi dovremmo fare anche dei riferimenti per quello che era stato il programma tecnico proprio della formazione del Legnano nelle giornate in questi tre giorni. Adesso aspettiamo ovviamente tanto rivediamo il punteggio, rivediamo, sì. Abbiamo visto l'ultimo elemento, proprio quello del thrust con il barracuda con spaccata, e lì la giuria valuta l'arrivo in verticale alla massima altezza, l'apertura in spaccata e di nuovo la conquista della verticale dopo la spaccata. Un elemento molto rischioso perché è fatto in velocità ed ha un coefficiente di difficoltà anche molto alto di 2.5, tra i maggiori di questa routine. 72-656 il totale, se pensate comunque che nelle qualificazioni, cioè nella parte del tecnico, nelle eliminatorie, avevano raggiunto il decimo posto, tanto per dare qualche numero.